Maxi frode fiscale nell'acquisto di prodotti elettronici, milioni di tasse evase, perquisizioni in 3 province delle Marche e 8 denunce. Fiducia, futuro e speranza, il messaggio del vescovo Armando Trasarti al mondo della scuola, pronto per l'avvio del nuovo anno. Dalle scuole al piano regolatore unico, accoglie al Metauro il candidato sindaco Candio Curina, ha presentato il programma della lista civica Energia in Comune. Ha riaperto tra conferme e novità la piscina di Sant'Orso Dini Salvalai. Nell'impianto si accede solo con il Green Pass, ma la società spera nelle nuove direttive sui tamponi salivari. Arte, cultura, sport e denogastronomia dal 16 al 18 settembre. La Banda Grossi protagonista del Festival Marche Storie a Cartoceto e Monbaroccio. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Con l'operazione denominata Black Wall, muro nero, le fiamme gialle di Iesi hanno scoperto una maxi evasione dell'IVA sull'acquisto di 30 milioni di euro di prodotti elettronici. I finanzieri della compagnia di Iesi hanno proceduto all'esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Ancona, Fermo, Macerata, Udine e Cosenza nei confronti di soggetti italiani e stranieri coinvolti in un'ingente frode all'IVA sull'acquisto di 30 milioni di euro di prodotti elettronici e nel riciclaggio dei proventi illeciti. L'operazione denominata Black Wall ha permesso di scoprire in oltre 12 mesi di attività investigativa un giro di acquisti che consentiva a noti commercianti della provincia dorica di evadere l'IVA per oltre 7 milioni di euro su migliaia di smartphone di ultima generazione, computer, tablet e altri beni elettronici. Gli accertamenti hanno permesso di individuare 3 società cartiere domiciliate fittiziamente a Roma che venivano utilizzate per acquistare i prodotti da fornitori situati in diverse regioni del nord e del centro Italia. Poi venivano rivenduti su internet mediante il sistema del dropshipping, cioè il venditore cede un prodotto ad un utente finale senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. 8 persone, di cui 5 tra i 39 e i 73 anni, considerati gli ideatori della frode, e 3 ungheresi che venivano utilizzati come prestanome, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona. Rischiano la reclusione fino a 12 anni. Inoltre è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo di beni immobili e mobili per 4 milioni di euro, tra cui un esercizio commerciale, un natante di oltre 8 metri di lunghezza, auto e saldi dei conti correnti bancari. Anche oggi nelle Marche sono stati registrati decessi legati al Covid. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone della provincia di Fermo. Si tratta di una donna di 73 anni e di 2 uomini di 57 e 68 anni. Avevano tutti patologie pregresse. Invece i nuovi positivi sono 119. In testa ci sono le province di Macerata e Ancona con 25 contagi, mentre i ricoveri scendono a 82. In terapia intensiva c'è un paziente in più, in quella semi-intensiva un degente in meno. E sale al 46,6% la percentuale dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid nelle Marche. Invece il 68,8% ha ricevuto la prima dose, lo comunica l'ufficio scolastico regionale. Fiducia, futuro e speranza sono le 3 parole chiave usate dal vescovo della diocesi di Fano, Armando Trasarti, nel messaggio augurale in occasione del nuovo anno scolastico. Filippo Pucci. Auguro a tutti voi genitori, insegnanti, persone che lavorano a scuola e studenti una bella strada che faccia crescere le 3 lingue che una persona matura deve saper parlare: la lingua del cuore, la lingua della mente e la lingua delle mani. Con le parole di Papa Francesco, il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, Armando Trasarti, ha rivolto un saluto all'intera comunità scolastica e a quanti collaborano al raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno. Proprio agli studenti, Sua Eccellenza ha ricordato che non è un peso o un dovere, ma un grande regalo per ciascuno. È un percorso, ha scritto nella lettera, che vi porterà a crescere come uomini e donne per bene, come cittadini attenti e impegnati. Vivete la vita adoperandovi ogni giorno per trovare la vostra strada e costruire il vostro futuro con l'esercizio della pazienza, l'impegno serio e responsabile, la guida degli adulti che vi sembrano più significativi e il sostegno dei compagni con cui condividete il cammino.
Ai dirigenti e al personale scolastico, invece, Trasarti ha augurato di essere capaci di fornire i punti cardinali della vita: conoscere per capire, rispettare la dignità delle persone, essere solidali e usare responsabilmente le risorse. Poi il Vescovo ha usato tre parole nel messaggio: fiducia, futuro e speranza. Fiducia, dal latino fides, che significa riconoscimento dell'affidabilità dell'altro. Di fronte a situazioni delicate e importanti, ci si trova nella condizione di esporsi, condividere, affidare all'altro qualcosa o qualcuno che ci sta a cuore. La fiducia, dunque, presuppone un certo coraggio. Il futuro, invece, è fatto di incontri, perché la vita scorre attraverso le relazioni. L'esistenza di ciascuno è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Mi piacerebbe, ha scritto Trasarti, che questo incontro ci aiuti a ricordare che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Molti oggi, per diversi motivi, sembrano non credere che sia possibile un futuro felice. Questi timori, prosegue nella lettera, vanno presi sul serio, ma non sono invincibili, si possono superare se non ci chiudiamo in noi stessi. La terza parola invece è speranza, accogliere il presente com'è, riconoscere il bene che può avvenire. Sperare significa camminare e avanzare attraverso il presente incompiuto, affrontare le differenze, la pesantezza e l'insicurezza. Guardare al futuro con occhi ottimisti, ha concluso il Vescovo, è una grande sfida per ogni uomo e per ogni donna. Torniamo a parlare di trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole, perché nei giorni scorsi si è riunito in videoconferenza al tavolo tecnico di coordinamento presieduto dal prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi. L'azienda Adriabus si è impegnata alle condizioni date dal governo, e cioè con la capienza di non superare l'80%, ad utilizzare 311 mezzi, 26 aggiuntivi rispetto al periodo pre-Covid, che consentiranno di ampliare la capacità di trasporto locale urbano ed extraurbano a circa 12.400 posti. Si stima che gli alunni trasportati siano circa 11.400. Sono stati confermati poi i 18 nuovi stalli di sosta per prevenire la possibilità di assembramenti in entrata e in uscita dai mezzi. Invece i controlli alle fermate per l'osservanza delle misure anticontagio saranno svolti dagli steward e dai controllori messi in campo dall'ente gestore, dai vigili urbani, dagli ausiliari del traffico, con il supporto, nei casi di necessità, delle forze di polizia. La direzione dell'area vasta 2 fa sapere che ieri mattina, nonostante venga effettuata la manutenzione ordinaria, si è verificato il malfunzionamento di 4 ascensori nel monoblocco D1 dell'ospedale di Senigallia. L'ufficio tecnico ha immediatamente attivato la manutenzione straordinaria e da questa mattina 2 sono tornati in funzione, mentre gli altri 2 verranno ripristinati entro domani. Passiamo alla politica con le elezioni comunali di Colli al Metauro. Nei giorni scorsi si è presentato alla città il candidato a sindaco Candio Corina. Si chiama Energia in Comune ed è la lista civica presentata dal candidato sindaco di Colli al Metauro, Candio Corina, che il 3 e 4 ottobre sfiderà le amministrative e l'assessore uscente Pietro Briganti. 70enne, laureato in scienze geologiche, già presidente della comunità montana del Metauro e poi dirigente scolastico, Corina scende in campo con una squadra variegata formata per lo più da giovani. La più piccola, Laura Valentini, ha 22 anni e 9 candidati su 10 ne hanno meno di 40. Domenica scorsa sono stati illustrati i punti principali del programma. Tra questi rientrano un piano regolatore unico per le 3 ex municipalità, Montemaggiore, Saltare e Serrungarina, uniformare i servizi degli ex comuni, riqualificare le aree degradate, puntare sulle ciclovie e sulle scuole per garantire una maggiore sicurezza, ma anche spazi e servizi adeguati. Infatti Corina denuncia i troppi ritardi sulle strutture scolastiche, dove i lavori sono stati completati all'ultimo minuto o addirittura sono ancora da finire, nonostante l'imminente rientro degli alunni in classe. L'attenzione poi sarà rivolta alla viabilità, alle politiche giovanili, al sociale e allo sport, anche attraverso la realizzazione di una piscina comunale. Il nostro motto è Energia in Comune, che ha il doppio significato: energia in comune come gruppo e energia da portare in comune per riattivare, dare dinamicità alla macchina operativa del comune. E per questo i giovani ci mettono del loro veramente, e noi più esperti cerchiamo di guidarli e prepararli anche per il futuro, perché è importante anche questo, cioè avere carica, energia, ma avere anche persone esperte che poi coinvolgano bene questa energia verso un lavoro costruttivo e non dispersivo.
Cambiamo argomento. Secondo l'osservatorio CNA Turismo sono stati 925.000 i turisti che tra luglio e agosto hanno scelto di trascorrere le vacanze nelle Marche. Alla fine della stagione estiva i vacanzieri che avranno visitato i borghi e le spiagge marchigiane, secondo una stima della CNA Commercio e Turismo Marche, avranno superato 1.200.000 presenze, un exploit che ha visto nella nostra regione un incremento di 192.000 visitatori, più 26% rispetto al 2019, quando si erano registrate 733.000 presenze. Ha riaperto questa mattina, tra conferme e novità, la piscina di Sant'Orso Dini Salvalaine. L'impianto però si accede soltanto con il Green Pass. A scuola, gli eventi, al ristorante e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Ormai il certificato verde è richiesto in tanti luoghi della socialità ed è necessario anche se si vuol fare attività in un impianto natatorio. Un paletto che penalizza sia i cittadini che ne sono sprovvisti, sia chi gestisce le strutture, come la Fano Un Fortuna Nuoto, che ce la sta mettendo tutta per garantire servizi di qualità. Da oggi, dopo i lavori di manutenzione e la sanificazione, è stata riaperta la piscina Dini Salvalai a Sant'Orso di Fano. Siamo pronti, ha detto il presidente Giorgio Andrea Ricci, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid per garantire la massima sicurezza. Chi vuole entrare in piscina serve il Green Pass, questo ormai è un dato acclarato. Abbiamo qualche difficoltà con i ragazzini, specialmente più giovani, sopra i 12 anni. Ecco, vorrei spiegare che prima di tutto sotto i 12 anni non serve, però sopra i 12 anni serve il Green Pass. Qualche interferenza da parte di qualche genitore che chiaramente non vuol fare il vaccino al ragazzino di 12-13 anni, però aspettiamo, diciamo, nel giro di breve che la regione o il ministero indichi che potrebbe bastare solo il salivare, e questo per noi sarebbe determinante perché molti genitori per il momento, specialmente con quelli piccoli, non vogliono assolutamente fare il vaccino perché ancora è un vaccino sperimentale. Vorremmo anche noi capire, no? Noi grandi lo facciamo tutti, però per i ragazzini un attimino di riflessione ci vuole. In attesa di chiarimenti, alcune attività sono già ripartite. La scuola agonistica è tornata in acqua dallo scorso 6 settembre, mentre da ieri sono ripresi i corsi di nuoto per adulti e bambini. A svelare le novità della nuova stagione è il direttore tecnico Massimo Russo. L'acqua gym, la ginnastica dolce in acqua, e varie tipologie di acqua gym con istruttori qualificati e con grandi competenze già collaudate nel tempo. Un'altra importante novità è una collaborazione concreta con la società Acqua Fitness presieduta da Francesco Della Dora, che ci ha dimostrato un'unità di intenti e di progettazione per il futuro, in modo da creare un sodalizio sportivo natatorio nella città di Fano ancora più solido ed efficiente nel futuro. Inoltre, ha proseguito il direttore, avremo sempre un occhio di riguardo per l'attività di riabilitazione, così come per gli spazi dedicati alle persone diversamente abili. Siamo pronti per partire con tanto entusiasmo dopo un anno, più di un anno di fermo delle attività, con la speranza davvero di fornire un lavoro, no, di alta qualità con il nostro staff tecnico e di dare alla cittadinanza sempre servizi di eccellenza. Sabato scorso al centro Alzheimer Margherita è stato inaugurato l'Orto del Fare, del Fiorire e del Sentire, un traguardo reso possibile grazie alle donazioni del Rotary Club di Fano in collaborazione con il Comune e la BCC. Il giardino Alzheimer è nato da un progetto realizzato dall'architetto Gianluca Davo ed elaborato dall'equipe degli operatori di Labirinto Cooperativa Sociale che gestisce il centro. I tre orti si affacciano rispettivamente sui tre moduli della struttura, ciascuno dedicato a un diverso livello di autonomia delle persone colpite da demenza. Si possono coltivare piante e verdure, ci sono piante aromatiche per stimolare i sensi delle persone, ma anche piante e fiori che sbocciano in tutte le stagioni. Ci spostiamo a Pesaro, dove per la prima volta si svolgerà il campionato mondiale di pesca sportiva del tonno rosso.
A Pesaro fervono i preparativi per il Big Game, il campionato mondiale di pesca sportiva del tonno rosso che si terrà per la seconda volta in Italia dal 18 al 25 settembre. Ad organizzare la 29esima edizione grazie alla Federazione Italiana Pesca Sportiva è il Club Nautico Pesarese, che con la sua esperienza e professionalità è riuscito a superare tutte le difficoltà legate alle restrizioni anticontagio. È un evento importante per la città di Pesaro, ma in realtà per tutta la nostra provincia. Assolutamente sì, io direi anche per l'Italia, perché d'altronde è un appuntamento importantissimo per Pesaro sicuramente, per le Marche anche, perché è difficile già organizzare un campionato italiano, figuriamoci un campionato mondiale. Ed è la prima volta che si svolge in quella città? È la prima volta che si svolge a Pesaro, siamo preparatissimi, poi dopo lo vedrete se sarete i nostri ospiti. 9 sono le nazioni che partecipano a questo evento, che insomma raccoglie un po' sì gran parte dell'Europa, poi addirittura c'è anche il Messico che viene quest'anno. Dunque, promozione del territorio ed importanza dello sport come motore sociale. Le squadre iscritte si affronteranno in una prova ufficiale lunedì 20 settembre per poi gareggiare nei 3 giorni successivi. Programma, la manifestazione parte il 18 settembre e termina esattamente una settimana dopo, il 25 settembre. Il 18 arrivano le squadre e il 19 è la giornata di presentazione ufficiale della manifestazione a Pesaro e all'Italia. Dove sarà appunto l'inaugurazione? L'inaugurazione sarà una prima fase in cui si svolgerà in Piazza del Popolo a Pesaro, a cui seguirà un buffet di benvenuto presso la sede del Club Nautico Pesaro. La sfida consiste nell'insidiare il tonno rosso, insidiare tra virgolette perché per fortuna nessun pesce verrà ucciso. Da anni la Federazione Italiana si è fatta portavoce di una campagna no kill, anzi per meglio ogni gara è catch and release, quindi cattura, nel senso che il pesce viene allamato, viene portato sotto la barca, sotto barca viene posata in acqua un'asta di misurazione suddivisa in settori. Ogni settore corrisponde un punteggio tecnico e in base alle riprese che vengono fatte e alle fotografie che vengono scattate, a termine della giornata sarà possibile stilare una classifica sulla base appunto del settore che rappresentava poi il peso tecnico del pesce. E poi che vinca il migliore. Sempre che vinca il migliore, ma soprattutto che siano giornate dedicate all'amicizia e alla solidarietà, in epoca molto difficile come questa. I briganti capitanati da Terenzio Grossi saranno protagonisti del Festival Marche Storie che approda a Monbaroccio e Cartoceto. In programma eventi e spettacoli volti a valorizzare i territori dei due comuni e in particolare le frazioni di Montegiano e Ripalta. Il prossimo servizio è stato curato da Letizia Marchionni. Era il 1860 quando all'alba dell'Unità d'Italia l'organizzazione brigantesca capitanata da Terenzio Grossi, tra efferati crimini e furti di ogni tipo, diventò protagonista di scorrerie mettendo a ferro e fuoco la provincia pesarese. Una storia, quella della banda Grossi, che torna a rivivere secoli dopo sui palchi di Montegiano, frazione di Monbaroccio, e di Ripalta di Cartoceto grazie a Marche Storie, racconti e tradizioni dai borghi in festa. Il festival, promosso dall'assessorato alla cultura della Regione Marche, in collaborazione con Amat e Fondazione Marche Cultura, ha l'intento di raccontare il territorio marchigiano e le vicende che ne costruiscono la storia tramite miti, leggende, racconti e credenze popolari nascosti dalle pieghe del tempo, facendo tappa in decine di borghi delle 5 province marchigiane. Il 16, 17 e 18 settembre una serie di eventi animeranno Monbaroccio e Cartoceto con l'iniziativa Ma che storia, quella della banda Grossi. Appuntamento principale sarà lo spettacolo Quando la banda passò, un talk teatrale in cui i briganti saranno protagonisti. Lo spettacolo si svolgerà ognuna delle 3 giornate, in doppia replica alle 19 e alle 20:15 a Montegiano e Ripalta. Tante saranno le iniziative che troveranno i turisti, i visitatori, ma ovviamente anche i residenti di queste zone che tengono particolarmente a ripercorrere un po' quello che è il percorso storico dei briganti e quindi della banda Grossi. Nelle 3 giornate del 16, 17 e 18 di settembre, luoghi in cui imperversavano particolarmente
i briganti, appunto la banda Grossi, caratterizzando questi due nuclei storici, cioè quello di Monbaroccio, ma in modo particolare di Montegiano per ciò che riguarda il comune di Monbaroccio, e invece la frazione di Ripalta, che, come vado dicendo ormai da anni, è parte integrante di quello che è il sistema di valorizzazione e di promozione turistica di questo territorio per ciò che riguarda il comune di Cartoceto. Beh, l'importanza sta nel fatto che ci permette di valorizzare realtà come Montegiano e Ripalta, che sono le due più piccole frazioni dei nostri due comuni, che con sinergia e volontà hanno portato avanti questo bando, che ci ha premiato perché per la coralità, cioè nello stare insieme. Oggi, grazie a Marche Storie, torniamo a vivere un percorso di unità, di valorizzazione dei territori, di comunione, di vedere le cose. E questo è importante perché ci porta nelle nostre vallate, ci porta nei nostri vigneti, come vedete qui dietro, ci porta nei nostri uliveti, in quelli che sono i valori tipici del nostro territorio, valorizzandoli e rendendoli ancora più importanti in un percorso turistico che insieme a Cartoceto vorremmo valorizzare nel tempo. Io ringrazio le associazioni, come ho detto prima, Montegiano C'è e gli Amici di Ripalta, le due Proloco, che con sinergia hanno lavorato fortemente insieme a noi, permettendoci di valorizzare un percorso che è quello della cultura, del mito, legando alla Banda Grossi appunto, e dello spettacolo. Il festival prevede, oltre allo spettacolo dedicato alla Banda Grossi, un programma denso di attività collaterali che vanno dall'arte alla cultura all'enogastronomia, per valorizzare a pieno tutte le potenzialità dei due comuni coinvolti. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, con prenotazione del posto. Si collatereranno degli eventi secondari, non di poco conto, legati a Guidobaldo e le stelle. E le stelle perché? Perché diventavano riferimento per la Banda Grossi nelle loro scorrerie notturne. E quindi a Monbaroccio, il giovedì e il sabato, ci saranno eventi secondari a teatro e nel giardino di Palazzo del Monte, legati a questa mitologia, legati alla storia, legati alla scienza, legati alla cultura. Per ulteriori informazioni sugli eventi in programma potete consultare il nostro sito internet occhioallanotizia.it. Grande spavento nel primo pomeriggio di oggi in via Ceccarini, nel centro storico di Fano, dove un'auto è finita nella scalinata che conduce al centro commerciale. Una residente ci ha detto che non è la prima volta che accade e oggi c'erano seduti addirittura dei ragazzini. Lunghe code oggi pomeriggio intorno alle 18 lungo la superstrada Fano-Grosseto. Oltre ai lavori di rifacimento della pavimentazione, c'è stato segnalato un tamponamento, per fortuna non grave, tra due autovetture. Il sinistro, che è avvenuto tra Lucrezia e Bellocchi in direzione Fano, ha provocato dunque disagi al traffico. Diamo ancora spazio alle vostre segnalazioni e iniziamo da una foto scattata a Sassogna di Fano. Questi cartelli, c'è scritto un reporter di strada, sono abbandonati da mesi in fondo al ponte delle barche che conduce in via Fratelli Zuccari. Possibile che non li abbia visti nessuno? Da Pesaro invece segnalano cassonetti colmi di rifiuti con sacchetti dell'immondizia lasciati a terra. La foto è stata scattata nell'isola ecologica di via Malpighi, vicino all'asilo. E adesso vi mostriamo un breve video che è stato realizzato da una nostra telespettatrice, che denuncia la mancata manutenzione del verde lungo il canale Albani, ma a partire dal Ponte Rosso. Guardate. Spettabile Green Power. Questa è la bruttissima situazione che si sta presentando nel canale Albani. Dalle due sponde le canne si incrociano fra loro. Non vedi più niente, manco si vede l'acqua sotto. Forse sarà il caso di intervenire, di far qualcosa. Confidiamo nella vostra collaborazione. E un altro video ci arriva dal parco di Via Sirolo a Fano. Allora, queste sono le condizioni del parco vicino alla Comet. Sono le 6 del pomeriggio. Questo è quello che noi dobbiamo subire tutti i santissimi giorni. Allora, i cestini sono, per carità, stracolmi, perché come potete vedere sono pienissimi. Adesso ce ne sono anche più di uno, a dir la verità, eh. Comunque in questo momento sono tutti pieni, anche questo qua giù. E tramite messaggio la residente ci ha segnalato anche panchine di velte. Sabato scorso Daniela Gregorini di Ponte Sasso, maestra elementare nella scuola primaria Fa di Bruno di Marotta, ha vinto il primo premio poesia del concorso letterario nazionale Città di Corridonia, ma anche il secondo premio nella sezione poesia dialettale e due menzioni speciali per altre due poesie. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Lanzi di Corridonia, in provincia di Macerata, dinanzi alle autorità, al sindaco, ai membri
del Centro Culturale Raffaele Vita e a tanti poeti provenienti da tutta Italia. Sabato prossimo alla Biblioteca Moroni a Porto Recanati riceverà il primo premio per la poesia dialettale al concorso nazionale Novella Torreggiano. Dunque, davvero complimenti. Tra poco andrà in onda un approfondimento condotto da Maria Elena Del Bianco sul campionato mondiale di pesca sportiva del tonno rosso che si terrà, come avete sentito nel servizio andato in onda nel corso del telegiornale, nei prossimi giorni a Pesaro. Buona serata.